La Chiaretta invece, la Chiaretta 88, che ha una foto con due o tre cani, quindi lei ha già più esperienza di Adriana. Sì, perché ne ha tre, esatto. Dopo questo video, manco per il bip verrei da te, se fossi l'unico addestratore sulla faccia della terra. Ma bip bip, hai mai letto libri o statistiche di morsi da parte di chi a chi? Sicuro al primo posto non ci sono pitbull, ignorante. E chi viene da te ti regala soldi, ma signori, diffidate da uno che si mette il microfono, vi prego. Ti farei conoscere il mio pastore apuano. Ok, perfetto. Allora, apriamo. Allora, mi spiace perché anche in questo podcast ci sono due microfoni, non uno, quindi ti certo. diffiderei proprio dal podcast, certo. tanto per iniziare. Quello che dice lei è vero, quindi ha detto una cosa giusta e altre quattro ha detto stupidate. Sì, con un po' di perché insulti. La cosa giusta che ha detto, ma sugli insulti poi apriamo una parentesi, perché tanto da qualche settimana ho un team di avvocati che sta seguendo tutta la parte social relativa ai commenti. Okay. Quindi in realtà i commenti con illazioni, insulti, e discriminazione, diffamazione, in realtà si apriranno proprio delle cause contro certo. queste cose. Ma non è un problema questo. Tanto ormai la legge protegge anche da quello che è il web. Esatto, quindi... ma infatti questo è un servizio molto utile e che sto sperimentando in prima persona. E tornando al commento, in realtà se andiamo a guardare le statistiche di quelli che sono le aggressioni, pitbull non sono al primo posto. E questo è vero, ma non era il tema pertinente del video, nessuno certo. ha parlato di quello, non ho detto al primo posto al mondo come cani più aggressivi, più pericolosi ci sono i pitbull. Meglio. Ho fatto una considerazione su quello che sono le loro doti innate, certo. che poi al primo posto nella classifica delle aggressioni abbiamo i pastori tedeschi. Anche loro sono dei cani con delle doti innate ben specifiche. Abbiamo un'aggressività molto alta, ma a differenza del molossoide di cui abbiamo parlato prima, abbiamo una combattività più bassa. Questo non vuol dire che se entra in uno stato di aggressività e ti fa una carezza, ma è comunque un dato da considerare. Certo.